Le parole scomparse, le verità ufficiali, la violenza e la censura. Apparentemente il lavoro dell'artista turca Fatma Buçak, esposto nella biblioteca Arturo Graf dell'Università di Torino, è composto di molte fotografie quasi identiche, dei barattoli di vetro con una data che contengono liquido scuro sorretti da due braccia. In realtà, ciascuno di quei contenitori rimanda alle parole di giornali lavate via, di cui il liquido è tutto quello che rimane. Parole che non hanno potuto raccontare, per esempio, il massacro delle cantine del 7 febbraio 2016, in seguito a un'azione delle forze dell'ordine turche contro gruppi di militanti curdi. Su questi temi, sulla censura e anche sull'oblio, si concentra il lavoro artistico di Buçak. È l'arte che sta cercando di affrontare, trovare una resistenza attraverso il lavoro. Io nella mia arte, nel mio lavoro, in pratica, ho fatto in modo tale di poter vivere certe cose e poter condividere in un modo che si potesse anche aprire un'altra piattaforma, un altro linguaggio attraverso quale si poteva parlare della censura come una resistenza anche contro la censura. Remains of What Has Not Been Said è una mostra concettuale e politica, ricorsiva in un modo che può essere definito tragico, nel senso classico, teatrale della parola, che poi trova il suo racconto nel video Scoring the Press, nel quale viene proposta la documentazione della pratica che ha portato alle fotografie esposte. Io credo che l'arte ha avuto sempre un grandissimo peso nella società. Oggi ancor più necessita, specialmente nei posti dove determinate parole, determinate storie non hanno più il linguaggio. Un messaggio di impegno che riguarda certamente la Turchia, ma che Fatma Buçak estende a tutto il mondo, non solo al proprio paese, per mettere in guardia contro i rischi dell'invisibilità della violenza e dell'acquiescenza delle opinioni pubbliche. La mostra torinese, aperta fino al 10 novembre, è prodotta dalla Fondazione Sardi per l'Arte ed è curata da Lisa Parola.